Le nuvole sono ancora illuminate dalla luce del sole che è appena tramontato sul Monte Mario e ci accingiamo ad osservare le fasi dell'eclissi di penombra della Luna che proprio in questo momento sta sorgendo dai Colli Albani. Quando ho iniziato questo video non si vedeva, ma adesso si vede spuntare e la si vede anche molto offuscata nella parte sinistra. Questo perché è in atto un'eclissi. Nella parte sinistra è già sorta il centro dell'ombra della Terra. In tal caso l'eclissi sarebbe stata totale e la Luna sarebbe sorta nel momento in cui il Sole tramontava dietro l'orizzonte opposto. Questa situazione, eclissi di penombra, significa che la Luna è fuori dal cono d'ombra della Terra, che ha un diametro di circa 2 gradi, ma si trova nell'anello di penombra di diametro mezzo grado, dentro il quale, dalla superficie della Luna, se si guarda verso la Terra, si vede il Sole parzialmente eclissato dalla Terra. Nella parte sinistra della Luna, in questo momento, l'eclissi è quasi totale, mentre nella parte destra l'eclissi è parziale, quasi il Sole si vede interamente. Nella parte superiore invece abbiamo delle normali nuvole all'orizzonte che ci nascondono il fenomeno. L'importante è aver colto il momento della levata della Luna dal monte, dai Colli Albani, e anche il forte gradiente di luminosità che vedete andando da sinistra a destra. La luce, la luminosità del disco lunare aumenta. Chiaramente dobbiamo presentare il tutto al netto delle nuvole, della presenza di nuvole, ma le nuvole tendono a stratificarsi in posizioni verticali, quindi vedete che orizzontalmente non c'è un gradiente di nuvole, ma c'è un gradiente di luminosità, ossia la luce è maggiore a destra e minore a sinistra, che è proprio il caso che stiamo vedendo adesso dell'eclissi di penombra. Nel frattempo la Luna si è distaccata dal profilo dei Colli Albani e per un'altra ora abbondante sarà in corso l'eclissi. Dunque la Luna si libererà andando gradualmente verso est, quindi verso sinistra in basso, si libererà dall'ombra della Terra, dalla penombra della Terra. Il tutto lo dobbiamo chiaramente osservare tenendo conto che se ci sono delle nuvole o delle altre meteore, queste influenzeranno la percezione che abbiamo di questo fenomeno. La Luna, che è appena sorta, adesso si sta già nascondendo dietro i Colli Albani e quindi abbiamo la possibilità di prendere il tempo di questa osservazione. Sono le 20:25 del giorno 5 maggio 2023. Città Roma.